Benvenuti amici YouTube, qui Okran 1993 e oggi andremo ad aprire un box intero di Alba della Maestosità che mi è stato inviato gentilmente da Konami, che ringrazio per l'opportunità. Prima di partire, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video e partiamo subito quindi con questo box. Un box fresco fresco, come vedete c'è un polvere di stelle sopra alla copertina del box. Perché? Perché ci sarà una nuova evoluzione del polvere di stelle, possiamo dire così, e tante altre carte molto interessanti che potremo trovare in questo box, che a breve troverete appunto nei migliori OTS store. Quindi partiamo, ci sono ovviamente 9 carte per busta e 24 buste per box. Andiamo a toglierle e andiamo spediti, vediamo un po' cosa possiamo trovare, se siamo fortunati anche oggi dopo l'ultima apertura che è stata veramente fantastica. Allora, primo pack e vediamo un po' che cosa ci riserva il fato. Bello questo. Gunkan Sushi Nave Ikura, che belle, sono arrivati finalmente i sushi fantastici, poi Tesoro Pendulum, un bel Link 2 e questo è quanto, anche supporti per attrazione prodigio. Andiamo con il secondo pack. Abbiamo assorbimento maestoso, supporti alieno e poi bello questo. Fatta fusione tuner, bello perché? Perché si può evocare facilmente grazie a una carta magia. Ed ecco la prima Ultra, il Queritis di Spiano. Queste carte qui le abbiamo viste precedentemente. Veramente belle, il mazzo di Ispia. Fantastico esteticamente. Prima Ultra subito al secondo pack. E poi altri supporti per i sushi. Carpa rossa volante, bellissima. Assorbimento maestoso e questo è quanto. Andiamo con la terza bustina. Vediamo un po'. Supporti anche per gusto, polvere di stelle, come vi accennavo. Poi ovviamente i magichiave, anche che erano molto attesi. E con altra super sempre del mazzo Dispia. Poi c'è anche roba Pendulum. Interessante rivedere cose gusto, dato che è da un po' che non vedevamo nulla del genere. Ci sta che supportino anche i mazzi un po' più vecchiotti e che possano ottenere delle nuove carte per essere implementate nelle nuove strategie. Ecco il primo XYZ sushi. Ikura classe corazzata, fantastica. E poi abbiamo anche supporti per Live Twin, Twin Gemella. Live Gemella. Andiamo con la prossima busta. Un bell'orsacchiotto. Magichiave, rondine lenta. Mondo Magichiave, seconda ultra. Ottima carta magia terreno per questo archetipo. Abbiamo anche supporti per Triamide, un mazzo legato all'antico Egitto che ci ricorda un po' le origini di questo gioco per quanto riguarda ovviamente la storia presente nel manga e nell'anime. Ghost Rider, prodigioso aiutante Delia, assortimento di mostri e a terreno dei sushi. Andiamo oltre. Le bombe si fanno ancora attendere, vediamo un po' quando arriveranno. Tragedia di Ispia, Gunkan Sushi Nave Shari con un testo incredibile per un mostro normale, credo sia uno dei più lunghi di sempre. Fate fermo immagine se volete leggerlo, ragazzi, sicuramente merita, poi dopo me lo leggerò io per conto mio, non vedo l'ora di vedere la storia di questi Sushi Nave. Questo qui è veramente bellissimo, questo orsacchiotto nella giungla, anche la rondine. Bombardiere. Link 2, assortimento di mostri, bella come trappola, l'abbiamo già vista prima. Bestia mistica della foresta, molto carino. Un'altra bella, un'altra fusione, un altro supporto sushi. Mela Link, fantastica, bellissima, veramente bella. E Giara della generosità, metti una carta dalla tua mano in cima oppure in fondo al deck. Generosità, sì, per l'avversario. Poi andiamo, siamo quasi al giro di boa. Altro Xyz per i sushi. Scara soldato, armatura a corno per la super. E questo è quanto. Ultimi tre pack della colonna di destra. Mago delle acque ghiacciate. Festival Truccastella. Ai ai ai. Supporti Truccastella,
Ve li aspettavate? Ve li aspettavate, ragazzi? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Vediamo se tornerà qualche carta truccastella. Ce n'è una che in tanti chiedono. Rituale, magichiave. Secondo me prima o poi tornerà. Abbiamo visto comunque il ritorno persino di ingaggiare la magia, ovviamente, di Sky Striker. Rondine lenta, assorbimento maestoso, scia polvere di stelle. E poi i Gizmek che ricevono anch'essi supporti, come sempre. Mostri che hanno lo stesso attacco e difesa, in particolare questo qui a 50 e 50. Molto particolare. Ed ecco qui due rospi con una fava. Da quanto aspettavo questa carta, guardate che bello, c'è la nostra davvero rospotente raffigurata sopra. Molto molto carino. E ora siamo al giro di boa. Vediamo la colonna di sinistra che cosa ci riserva. Abbiamo completato il playset della nave, un altro coniglietto come super. Quindi la nave Seas, ne abbiamo tre. Vediamo se esce qualcos'altro per i sushi nave, l'archetipo più gustoso. Ecco qui un'altra common sushi nave, un altro vaniglia e niente di che qui. Vediamo ora che succede. Questo è veramente bellissimo, ragazzi, ve lo faccio vedere più con calma perché è spettacolare il disegno. Ed ecco la prima secret, arrivare nella luce. Bella. Per appunto il drago polvere di stelle. Quindi prima secret l'abbiamo beccata, arrivare nella luce. Vediamo se siamo ancora fortunati. Quel sincro lì non l'avevamo ancora visto. Playset della fusione, che è importante perché è tuner. Prossimo pacchetto, un altro mostro normale magichiave e supporti anche per Solfa Accordo, che era uscito di recente, che riceve un Link 2 Ultra. Quindi siamo alla nostra terza Ultra. Molto molto carini i disegni dei Solfa Accordo. Un mazzo che secondo me con qualche altro supportino potrebbe anche dire la sua. Proseguiamo, siamo agli ultimi pacchetti. Completato anche il playset delle navi senza effetto. Poi abbiamo un'altra super. Ultimi 5 pack, tenetevi forte, raga. Vediamo se riserveranno altre sorprese. Allora, un terreno d'Ispia. Bello questo. Un rango 7, bello grosso. La trappolina sushi nave. Ok, questo ormai diciamo che ne abbiamo abbastanza. Ed ecco la seconda secret, sincro sopraffazione. Bella, che ricordi. Qui ragazzi i ricordi si sprecano. L'era dei sincro, l'era del drago polvere di stelle, una delle più amate dalla fanbase. Poi abbiamo di nuovo questo link super. Nulla di particolare qui. Ultimi pack. Vediamo un po'. Vediamo. Un altro dispiano, la fusione. E poi vediamo un po'. Incrociamo le dita. Oh, boom! Gizmek Naganaki, il segnalatore dell'alba, come ultima, quarta e ultima ultra. Molto bello, 950-950, livello 2. Quindi direi che per oggi è tutto, ragazzi. Vi invito a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, lasciate un like, ringrazio nuovamente Konami per l'opportunità e vi ricordo Alba della Maestosità, questo fantastico box che troverete presto nei vostri negozi di fiducia. E ci vediamo in un prossimo video.